Saluda tutti, di già uno strultimo giorno in paese di Vivari, un dei campi qui in Anterce FM. Quinto giorno per parlare pastoralismo, andiamo a scontrare un giovane porcadio che si chiama Antoine Chiesi, stalato all'entrée di un paese. RCFM e campi qui. Allora, io ho principiato un mio percorso di installazione su 6 anni. Ho avuto la decisione di installarmi in Vivari, posto che ho campato quasi a metà della mia vita qui e ho un mio amico ad andare in altro. Ho fatto la scelta di arrivare ai Borchi Nostrali e di Bruges, una charcuterie in AOP. Avevo bisogno di essere in accordo con la tradizione e per me è ciò che corrisponde o più a ciò che ci hanno lasciato i nostri antichi. A principio ho avuto la confianza di proprietari privati, anche di Agomuno, che mi hanno affittato i soderegni. E dopo, piano piano, ho lavorato per giungere a fare un attelo, a livare i miei borchi e a produrre la mia charcuteria. Ho 150 borchi, tombo 50 borchi per anno e sperando alla fine di un mio percorso che giungerà fino a 80. Allora, la trasformazione si va qui in Bivario. Quest'anno ho fatto un attelo che mi ha permesso di charcutare qui in Bivario. Penso che per giungere a fare il mestiere, quando si batte appena in onda, penso che di è sempre una volontà di un uomo e finalmente diventa l'opera di parecchie persone, perché senza l'aiuto della mia compagna, della sua famiglia, del mio abbo, della mia famiglia, di miei amici, di paesani e dei miei clienti, beh, non sarebbe mica qui. E penso che sono intimo di spartire, che forse per me è intimo o più bello, era lo scopo del nostro popolo tempi fa. Per ora non ho mica progetti, ma ho quantunque premore per l'agricoltura. Penso che ce la valorizzare un'agricoltura in produzione, che permette di valorizzare un territorio, che permette che i giovani possano stare in paese, allo stesso tempo permette di creare una forma di economia. Allora, oggi di la scelta di fare questo mestiere, penso che finalmente è una maniera di lottare per un smarrice. Ecco, di così che si compie e campa qui in Biwar, io vi ringrazio assai di aver seguito dunque durante questa settimana il nostro giretto in paese di Biwar, e noi ci ritroviamo a Zabed da qui a poco in un altro paese. A presto! RCFM e campa qui.